Ragazzi, buongiorno, bentornati nel mio salotto. Oggi vi faccio ascoltare il The Blue di Nabla. Nel vivo, come sempre, vi consiglio di iscrivervi al canale cliccando anche la campanellina, così vi arrivano tutte le notifiche quando carico un nuovo video. Sotto in descrizione trovate anche il link ad Instagram e a Telegram, iscrivetevi anche lì che metto delle cose un po' diverse, secondo me interessanti. Ho conosciuto i ragazzi di Nabla lo scorso Second Hand Guitar. Ci siamo piaciuti subito, ho provato il pedale, me l'ha fatto provare Giuseppe Del Vecchio, che è il chitarrista con cui hanno fatto una parte dello sviluppo del pedale, e effettivamente mi è piaciuto molto. Ho detto: raga, dai, se dovete fare una prova mandatemelo che ve la faccio volentieri. Adesso siamo qua. Il pedale in sé è proprio figo, ci si possono entrare fuori tanti suoni, ve lo spiego al volo. Dopo però ci sono le demo con Strato e con Les Paul, quindi abbiate pazienza un minuto, ve lo spiego al volissimo e poi si vola a suonare. Il pedale è questo, piccolino, sta bene in pedaliera, si alimenta dai 9 ai 18 volt come preferite. Più volte gli date e più sarà dinamico. Qua sotto vedete due switch, perché uno è l'on off del pedale stesso, l'altro attiva e disattiva il boost, ma del boost vi parlo per ultimo. Parliamo del pedale proprio. Il pedale dunque prevede gain e volume, vabbè, come tutti i pedali della distorsione. Qua in mezzo c'è l'equalizzatore che vi va a muovere le basse e le alte, e poi ci sono quattro switch con cui potete andare a scolpire veramente tanto il suono. Il body vi aggiunge un po' di compressione quando suonate piano e si disattiva da solo nel momento in cui suonate un pochino più forte, utile per le parti appunto un po' più piano, un po' l'Andy Timmons per intenderci. Il grease, se lo attivate, vi regala un pochino di medio basso in più, il suono diventa un pelino più gutturale, diciamo. Head imposta la tendenza del pedale a passare, diciamo, da un suono pulito a un suono distorto. Io lo tengo verso l'alto proprio per avere un pochino più di dinamica, anche se perde leggermente un pochino di distorsione. Se lo tenete più giù, satura prima e perdete però un po' di dinamica, ma dipende che genere state suonando, insomma, non è detto che vi serva. In ultimo, Shin vi aggiunge un pochino di alte, e se avete una chitarra un pochino più scura, vi aiuta a uscire comunque dal mix. Il boost, vi dicevo, qua sopra ci sono i controlli, uno è il gain e l'altro il volume, per cui potete andare ad aggiungere il gain che volete e ad andare anche ad aggiungere il volume che volete al vostro suono base che avete nell'altra parte del pedale. Veramente figo, super utile, perché come sempre quando c'è un boost sul pedale, come dico sempre, avete due pedali in uno solo. Ve lo faccio ascoltare subito la Strato. Ora con Les Paul, visto che mi dite sempre che non faccio le prove con gli humbucker, stavolta ho voluto utilizzare il Les Paul. We'll be right back.
Insomma, che vi posso dire? Mi è piaciuto tanto perché a me piacciono gli strumenti dinamici, perché, come già vi ho detto 200 volte, il suono lo faccio principalmente con le mani, cioè tendo a plettrare più piano, più forte a seconda di quello che voglio ottenere. Per cui questo pedale mi permette di farlo, e quindi è un pedale che mi piace in automatico. Ha tanti tanti suoni dentro, si può passare dal blues praticamente al metal, veramente figo figo, completamente made in Italy, completamente fatto da Salvatore. Bravo Salva, gran lavoro. Ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Se vi fosse piaciuto mettete un mi piace, commentate dicendomi se vi è piaciuto questo pedale, che a me è piaciuto proprio tanto. In descrizione trovate il link a Instagram e il link a Telegram. Ragazzi, vediamoci anche lì, che è molto molto figo, riesco a essere molto più rapido rispetto a YouTube. Iscrivetevi al canale premendo la campanellina, così vi arrivano tutte le solite robe del bla bla bla. In descrizione trovate anche il link ad accordo.it, perché ho scritto un articolo che trovate lì, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!